Buonasera, dalla Villa Fondi vediamo per prima un affaccio sul mare, ecco la nostra marina di Cassano, Villa Fondi per uno spettacolo in anteprima per le nostre zone. Ecco qua uno dei protagonisti che sta Le erbe preparando della Janara. Buonasera. le erbe della Janara. Buonasera Luigi, ciao Rossella. Buonasera. Siamo un attimo in una piccola anteprima per gli amici di Positano News e per tutti quelli che ci seguono. Allora, stasera che cosa assisteremo? Assisteremo alla storia di una donna, di un'ultima, di una Janara, di una reietta, di una donna che nessuno capiva perché era diversa dagli altri, perché aveva delle capacità diverse dagli altri e che vivremo la sua storia attraverso una stranissima commissione di situazioni, perché succederà una carestia e quindi il popolo avrà tanto bisogno di aiuto e chiederà aiuto in tutte le maniere. E per la Janara Ci sarà. non andrà così bene, poverina. Luigi, allora che si prova a presentare questo spettacolo qui? Penso che sia la prima volta che venga rappresentato dopo la vittoria, il Sì. premio che avete ottenuto a Roma. Sì, diciamo allora che ovviamente ad aprile, quando c'erano ancora le restrizioni per prevenire il contagio da Covid-19, lo abbiamo fatto in teatro, ma in assenza di pubblico. E ovviamente è stata un'esperienza stranissima, Particolare, molto particolarissima, particolare. perché sentire soltanto le voci che risuonavano nello spazio scenico vuoto è stato veramente difficile. Poi è stato trasmesso anche su teatro.it, che è una piattaforma nazionale di teatro, per poter permettere agli spettatori a distanza di assistere. E questo dopo, diciamo, la È la selezione, prima è la prima volta volta dal in pubblico. assoluto con il pubblico che Sì. so che sarà numeroso perché è tutto sold Sì, out, sì, sì. quindi ci aspetti. Sono Sei tornata. arrivata, sei Sì. ritornata anche tu. No, Premo di preparativi. infatti ci è dispiaciuto perché abbiamo dovuto negli ultimi 2 giorni rifiutare tantissime prenotazioni, però purtroppo i posti Ma allora fateci assegnati. una promessa, Sì, speriamo. che presto lo ripetiamo su un'altra piazza con Assolutamente. altrettante In persone. penisola deve tornare a Luisa e deve tornare, sarebbe bello in Pensa teatro. queste bruttissime luci rosse ci saranno anche durante la. Ci serviranno, Vi ci serviranno serviranno. Se... qualcosa di infernale, deve si succedere prospetta. qualcosa Non di particolare. sveliamo niente. Vi lascio alle vostre Stiamo preparazioni. ultimando le Le preparazioni. preparazioni, questa era una piccola anteprima per gli amici che ci seguono. Ragazzi, in bocca al lupo. Viva il Viva il lupo! lupo! Grazie. Grazie, ciao a Grazie. tutti.